Mi dimentico sempre che dietro ad una bella immagine romantica ci sono un sacco di cose faticose. Come quando ho ben pensato di svegliarmi alle 5 per lavorare per poter poi avere più tempo libero durante la giornata. E poi ho pensato, beh, dai, siamo al mare, perché non andare a lavorare in spiaggia a vedere l'alba da lì? La festa della liberazione. Insomma, un sacco di freddo e un sacco di sonno. Cosa volete che ci sia dietro l'idea di lavorare in riva al mare alle 6 del mattino ad aprile? Fa freddo e si ha sonno. Sbronzi d'autorità come mio. Per di più, immaginate la scena. Pensate di passare per caso alle 6, vedete un tizio col portatile su una sdraio al buio con una fotocamera puntata addosso. Io non lo so perché faccio queste cose, non lo so, però mi fanno molto ridere. Questo è il fatto. Incredibilmente non c'è nessuno. Pensavo di trovare un sacco di gente che di Venerdì Santo, tra l'altro, faceva questa cosa qua di venire a lavorare in spiaggia. Beh, incredibile, sono l'unico. La festa della liberazione. Ce ne sono molti di cui mi libererei. A cominciare da qui. Giustamente a questo punto vi starete chiedendo, ma allora quale cavolo è il senso di questo video? Beh, molto semplicemente che dietro qualunque bella storia raccontata sui social o in video c'è magari un'idea stupida, magari mal organizzata e che sicuramente richiede qualche sacrificio. E non serve andare in Thailandia, Miami, in posti esotici a fare i nomadi digitali di successo, basta prendere il PC, mettersi a lavorare ad Albenga all'alba e comunque sarà spettacolare. Ma un ufficio così, dove lo trovo? Io credo che alla fine la vera libertà non sia quella di lavorare in riva al mare o davanti al panorama instagrammabile, ma sia fare quello che vogliamo fare anche quando tutti gli altri ci vengono a dire che è una cavolata. Quando quello che facciamo ha per noi un significato e lo facciamo anche se nessun altro è in grado di capirlo. Se come me avete la fortuna di potervi spostare mentre lavorate, ricordiamoci che è davvero una grande fortuna che non tutti possono avere, penso valga la pena fare qualche sacrificio per realizzare quell'idea stupida che avete. Tanto potete stare tranquilli che ci sarà sempre qualcuno a ricordarvi che è un'idea stupida, quindi tanto vale fregarsene, no?